questa è una realtà della LJL, di nuovo, di fresco, innestata nel campionato APAC. E quella di oggi sarà un'altra sfida tra continenti, direttamente da, appunto, il Giappone. Dai, Nord America! È il momento di giocare Ziggs, Zillian, Botlane. I giapponesi giocano Corki mid e si vola, cazzo. Guarda River, partecipazione alle messaie mondiali da jungler dei PSG Talon. Il primo mattone del Giappone, naturalmente. Forse tra i miei giocatori preferiti. Ricordo una grande interpretazione del Rumble nell'era MSI in cui si giocava solo Rumble Morgana. Credo fosse l'MSI 2022, stavo già castando. Ed era veramente un grande interprete di questa tipologia di champion. Poi, chiaramente... A usare un aereo contro gli americani. I giocatori che si sono dovuti completamente reinventare. Però rimane... Sono il millesimo spettatore, cosa hai vinto? Un abbraccio e un reminder a tutti che... Se fate la sub oggi è scontata e per il prossimo mese potete godervi i mondiali senza pubblicità, giusto per mandare a fanculo Twitch. Come sta andando live? Molto bene, grazie. Come ti stai divertendo in live, Phil? Atomica questa partita, proprio, sì. In maglia Detonation, con Aria e Midlane, un Midlaner... Sì, non Rock, io ho semplificato con StarCraft perché sennò la gente chiede che cos'è Quake? Con maglia Katie Roadster, se ben ricordo, al suo rientro. C'è tanta gente che non conosce Quake Arena. League giapponese come Utapon. Counter-Strike ancora, però... Che cos'è Quake? È una domanda che non voglio leggere. Oh! Mondiale il immediato ban di Ziggs. Ah no, è meta, devono bannarlo. Però è molto sospetto, giapponesi. È molto sospetto. Ban di Jax e Xante. Ok, quindi vogliono giocare Renekton. E vogliono giocarlo tranquillo nel chilling. E Jax. Pick che abbiamo visto almeno due su tre. Che cos'è Quake, ecco, appunto? E dall'altro lato, V, Skarner e Kennen. Beh, Kennen, Evi lo sa giocare molto bene. Ed è un power pick, non fondamentale, ma power pick. Bello il ban di Skarner, bello il ban di V. V me l'aspettavo un po' più bassa a livello di priorità, ma i team sono molto comodoni su questo pick. Quindi lo adorano a prescindere dal meta. Ad personam questa fase di ban, non mi sembra molto... No, molto generica questa ban phase, sono d'accordo con Wally. Ah, vanno di Aurora. il ditone così. Ma... Yeah, boy. Un bel pollicione e via. Buone opzioni per il B1, qualcosa rimane fuori. Ecco che Aurora arriva subito e vi fa il pollicione. A suggerire che forse è proprio... Aurora poi finisce top, finisce mid. Aurora è un pick che... È sniper mema con Riven. Mi sto un po' pentendo delle mie... Un bel saluto a Vai per questo. Perché Aurora potrebbe essere assieme a Xante uno dei favoriti. Come presenza, sì. Come presenza poco ma sicuro. Io... Yone blind è safe, comodo, pick mid. Sì, è assurdo dire che Yone blind è un safe pick mid, ma è veramente forte. Cioè, in tantissimi matchup se la gioca safe. Aurora blind pick non piace neanche a me, sono d'accordo, Christian 02 Ciro. Renekton top è abbastanza standard. Così gli togli anche la possibilità di usare quel pick, perché secondo me quella Aurora finirà a mid. Aurora top lane devi avere un matchup veramente tanto comodo, anche se Renekton non è un matchup bruttissimo. Sono lane consolidate. C'è potenziale di flex tra i due laner. L'uno può andare Ezreal, mid quanto l'altro. Abbastanza generico. Una flessione di Renekton sulla corsa centrale. Arrasa ad alta gittata. Mi aspettavo magari una Ashe, visto che è disponibile. Però hai già l'ingaggio di Aurora, quindi non ti serve, immagino sia questo il ragionamento che fanno i giapponesi. Poppy invece è blind pick ottimo. Come supporto è veramente fantastico. Rell è preferibile, però Poppy è molto molto forte. Ezreal potrebbe essere mid laner, oltretutto. Perché i team che sono un po' più indietro col meta giocano ancora di carry mid. Kai'Sa è tipo the most fucking basic shit di carry che dovevi prendere. È forte, non è debole Kai'Sa. È semplicemente il pick più anonimo che puoi prendere. Ezreal un pattern da assassin nell'1v1 che lascia poco scampo. Bella LOL Equation. Grazie per la tua sub. Vedere con quella di Kai'Sa che può lanciarsi in ulti istinto omicida. Minore 3. Minore 3. Fine del tuo shift, tanto move. Del tuo blink, del teleport, chiamatelo come volete. Del salto arcano di Ezreal. E quindi
o si trova molto. Bandi LeBlanc, vuol dire che vuoi metterti comodo sui mid laner. Quid cosa vuole giocare se banna LeBlanc? Cioè, LeBlanc comunque è fastidiosa per Ione, però è curiosa la scelta di bandi LeBlanc subito. Vuoi togliere soltanto pick che sono complicati per Quid, I guess. Giusto, Ione e Renekton devi bannare Sejuani. Più che altro vuoi giocare tank jungler, probabilmente potrebbero anche togliere Maokai, gli SHG. Non mi aspetto ban su jungler aggressivi, potrebbero... Cioè, non mi aspetto un jungler AP, perché comunque di danni ne hai. Perché il Braum ban? Hanno paura che Poppy sia flex, ok? Capisco l'idea, in parte. Sejuani dall'altro lato... Sejuani è assolutamente giusto come ban. È assolutamente perfetto il ban di Sejuani. Sto un po' pensando perché è Renekton Yone, non puoi lasciare Sejuani disponibile. Cadere flat contro i solo laner che già hanno selezionato. Ok, ban di Nautilus, non vanno per doppio jungler ban. Vuoto, ecco, perché Kai'Sa Nautilus, vabbè, vanno Kai'Sarel. C'è Poppy dall'altro lato, è quello il problema. Kai'Sarel sarebbe la comp più il pick più safe di combinazione, ma non puoi farlo perché c'è Poppy. Puoi fare Leona. Ingaggi dalla distanza. E uno dice: Lapo, ma Leona ingaggia di e Poppy lo blocca. Tutto bellissimo. Ma la ulti di Leona è il motivo per cui lo prendi. Ingaggia ad alta gittata. Devi chiudere adesso. Devi scegliere jungler. E o mid laner o top laner. A meno che non ci sia di Geralt mid. Non riesco a pensare a qualcosa di più diabolico da poter schierare sulla corsia superiore. No, mi sa che gioca una Aurora top sulla mid per riuscire completamente a prevaricare l'avversario sugli obiettivi. Lissandra o Akali? Ecco, appunto. Non ho neanche avuto il tempo di finirlo. Avrei vista un po' scadere questa priorità nei confronti di Pico. Non sai chi è il jungler. Bella merda, Flex sulla mid. Bella merda, Ti serve una frontline però. Potrebbe essere Jarvan. Potrebbe essere Viego, potrebbe essere Xin. Ah, Wukong, ok, bello. Ok, è un bel disrupt, non è male come idea. E in effetti ha più senso. Più semplice da eseguire. Lover su Shaco per ridere. Oh, raga, Shaco è proprio forte, cioè, potremmo giocarlo. River che guarda, dice, che cazzo dice? No, non è River, è Sniper. Non c'è però una forma di stop del dash come la presenza ferra di Poppy che... Ah, vanno di brand. Beh, giusto, contro Wukong. La jungle a diversificare la fonte di danno doveroso fare. Solo lane sono a D. Signori, sono due draft molto equilibrati. Sono d'accordo con Wall in parte, perché dice per diversificare le fonti di danno. Il fatto è che con Kai'Sa non hai problemi perché il danno magico che porti è alto e Yone fa danno ibrido. Fare lo slalom tra la forte frontline, tra i forti campioni melee con crowd control... della formazione di 100 Thieves. Aurora top into Renekton è... non è debole, perché comunque Aurora abusa bene i campioni corpo a corpo. Allo stesso tempo, se rimane un minimo indietro, è un minion. Non mi aspettavo di vedere tutti questi brand jungle. Ancora ne vedremo per un po', ma non per tantissimo. Cioè, quando arriveremo alla Svizzera ne vedremo di meno. Ma con una tassa skill altissima, devi centrare veramente dei timing impeccabili con quella presenza ferrea, devi trovare dei tempismi con Akali per inserirti quando i crowd control sono in cooldown. Secondo me gli SHG si sono dati ora... un tuffo dal coefficiente di difficoltà molto alto. Se poi riescono anche a portarlo in acqua senza spruzzi e prendono un bel voto, buon per loro. Diciamo che gli 100 Thieves stanno provando a entrare con un tuffo a candela e si prende. Vedremo Morgana jungle. C'è questa convinzione che Morgana jungle verrà giocata e tipo esclude una delle cose più importanti dei jungler e dei pro player in generale. Raga, i pro player non imparano un pick da zero che non hanno già giocato. Quando sarà Americas? Quando sarà Americas? Dovremo parlare di regioni, dovremmo parlare di origini. Signore e signori, ci siamo! Giappone contro Nord America! Signori, bet alla mano. Ultima chance, perdi qua e sei fuori. SHG Gaming. Avete un minuto e 20 ancora per bettare con i vostri punti. Se volete liberarvi dalle pubblicità, fate le vostre sub con il Prime, con il Tier 1. O fatela regalare dal vostro migliore amico. Sì, sì, sculetta con Aurora. Bravo, 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 Evi. Sculetta con Aurora. No, no, no. Sculetta con Aurora. Torna alle emote vecchie con la risata. È molto più bella.
abbastanza fragile. Sculetta col codino. No, molto triste. Quando chi deve produrre questo tuffo in back. Qualificazioni finiscono oggi, ci si vede inizio mese. Le qualificazioni finiscono domani. I rappresentanti della PCS invece devono essere sei fuori dal mondiale, Icona. Ho detto, molto bravi a scansare questo inserimento, a congelare il fight, farlo ripartire alle proprie condizioni con una buona ulti di Aurora, con un buon flank di Akali e o di Wukong, con un gran timing della presenza ferra di Lisa. Ma pick da zero, come fanno ad adattarsi se tutti i loro cammini fisco distrutti dopo una patch? Gumbronio. difficile perché dopo una patch, intendi dopo 7? Qualcosa e ripartire. Si è sempre molto le dipendenze dell'iniziativa avversaria. Tutte le squadre di domani sono qualificate ai Worlds. Yes. Sir Perceval, grazie per la sub. Grazie mille. Ciao a te, Sir Perceval. Ciao a te. Ciao Chiocciola Terenas. Scattare un fight alle tue condizioni. Cosa mi preoccupa il pick di Dasher se non snowballa. Ah, guarda com'è divertente la in face per sniper. Ed è Graspa Aurora, oltretutto, porco due. Sconfiggere appunto nella loro prima giornata contro tutte le aspettative, ricordiamolo. Quindi vediamo adesso un po'. Andrea. Grazie Terence per aver messo la nazionalità del titolo, la posso tifare quelli che posso tifare quelli che non sono gli americani. Vuole essere propositivo, vuole essere chi perde nella loser bracket? Sì, ma qui siamo già nel loser bracket, se perdi due volte sei fuori. Alcune azioni che sono opportunità e soprattutto chat, devo chi ti fate? Giappone o Nord America? Il è un po' da rivedere. Comunque questo trade impegnando Quid in un grasp proc finale del trade che l'ha un po' risollevato, però si è mosso molto bene. Chiaramente Giappone. Spacing, maledetti Weeb. Hanno rovinato il Weebing. Infilando la propria Q sulla barra degli HP di Quid. Stavo un po' ragionando sul fatto che probabilmente questo matchup si poteva anche flettere. Ora bisogna anche vedere poi la dimestichezza dei player. Però stavo pensando che bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. Non che si trovi male contro Akali, ma sarebbe stato ancora più fastidioso per Aurora. Sto speculando, devo un attimo ragionarci. Pensavo avessi detto Nord Corea per un istante. Penso che non puoi giocare a League of Legends in Nord Corea. Sono abbastanza convinto di questa cosa. Ehi là? Tu lo sai che non ingaggerai mai contro Poppy. Che cacchio serviva a fare quella E? Poteva essere un leggero. But why, bro? Non ha senso. Naturalmente, dove c'è il comfort dei player, ci si ferma lì. Perché altro il cooldown di Leona è più basso di quello di Poppy. Ehi là, però, guardate quanto danno ha preso. Però c'è un singolo account team in Nord Corea. Sì, Kim Jong-un. Anche dello Spondi Giorgio. Tanta tensione invece nella corsia centrale, stiamo vedendo. Sì. Sì, è molto volatile questo matchup. Sono due campioni che esercitano l'uno sull'altro. Una è chiaramente Kim Jong-un. Anche se la linea è corta, sono tanti strumenti. Anche noto come il leader supremo del Nord Corea. Mentre stanno sull'ondata. Ragione per cui forse avrei voluto appunto vedere. Bravo Quid qua, perché ha timato l'attacco quando il colpo di torre stava per partire. Però all'inizio non tocca un CS. Immagino che è entrato. A chi è riferito l'autistico delle categorie della live? A me. Salve, sono diagnosticato autistico di tipo 1. Cosa che penso che per i primi 5 ciao. Non sarebbe invece appartenuto. Poco su Sutomo si riesce ad allontanare. Poppy è un il leader della Nord Corea, miglior giocatore della Nord Corea, giusto? Corsia inferiore, se non addirittura esclusivamente nella giusto. Per ora sì. Per ora sì, e io ero fiduciosa che lo giochi. Anzi, nei miei pick l'ho messo come campione che verrà giocato. E infatti c'è anche il tag ADHD perché ho la grande fortuna, autistico e ADHD. Combinazione perfetta. Uno vuole tutto organizzato, preciso e l'altra metà invece vuole il caos, gli stimoli, la dopamina. Cerca informazioni su Wukong che però c'è la fetta che dice ehi bro, potremmo fare questa cosa, e la parte autistica bro, devi fare tutti questi step per farlo. La parte ADHD sì, ma potrebbe essere divertente. Sì, ma devi farle tutte ordinate e precise. Ok, mi è passata la voglia, facciamo altro. Molto bello, molto molto divertente. Oh Pier Gigino, ci fai compagnia, dai. E a me fa molto ridere perché c'è gente che mi dice non è vero, non sei autistico, vabbè, non hai una diagnosi. Sempre molto buffo partire con quella conversazione. E poi prendere proprio il certificato medico e dire ok, adesso che cosa mi dici? Ah, ma non sapevo, scusa Lapo, no, ma sai è che parli come le persone normali. Componentistica negli oggetti di io penso già è come se in 33 anni non mi sono dovuto adattare, perché se provavo a parlare come volevo io
venivo trattato di merda. Cioè, non è assolutamente che sto facendo masking. Bravo, per Gigino, il fatto che tu lo sappia, tanta roba. Dasher qua ha perso tanto. Il problema è che Quid sta farmando mentre Kayla è lì e quindi perde exp. Era sempre da far partire quel rush. Comunque ci sono vari gradi. Si chiama spettro autistico per un motivo. Beh, Void Grab squad da parte di Forest. Questo obiettivo a Forest. Senza il mid laner non avrebbe mai. Come parleresti se fosse per te? È una cosa che ormai non riuscirei neanche più a fare, perché ho imparato a forza a dover parlare normalmente. Se Aurora si stacca, la puoi inseguire. Penso sia un'occasione mancata questa di qui. Non avevano informazioni su Forest, di fatto, non c'era ancora il lume nel river, quindi potrebbe essere stato un eccesso di zelo. Ma vediamo adesso, river in quadrante inferiore, prende Cloud Drake. 5 minuti al prossimo drago, che sarà un drago oceanico. Poi io ci parlo senza guardare negli occhi, li amo. Io ho imparato, perché c'era la gente che dice, che mi continuava a ripetere che gli mettevo ansia perché non li guardavo negli occhi. Rimane il se, rimane il cosa sarebbe successo se avesse prodotto quel rush o non avrebbe ciancato Akali e resosi conto che... Ne avrebbe iniziato a imparare a parlare come si vorrebbe, il che è quasi impossibile. Io, cioè, comunque non, il mio parlato è diverso, però diciamo che l'ho adattato per renderlo accettabile. Mettiamola gentilmente così. Quid, perché hai perso un minion a caso? Top che probabilmente deve più scappare che partecipare a questo stato dell'inventario che Aurora. E mi viene l'avversario completamente fuori causa. Credo che non guardare gli amici negli occhi fosse una forma di sicurezza. Allora, dovete pensare sempre che quando si parla di specifici sintomi del disturbo dello spettro autistico oppure della DHD, non è un... cioè non è un... ah, hai questo, allora sei autistico. È... ah, hai questo, 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 e ti succede sempre, non è una volta ogni tanto. Molto bene Renekton, anche se un po' di presa l'ha persa ora che soffre due andate di svantaggio, ne sta farmando una, tenela sempre, tenendo sempre andata in più Aurora in modo da essere al sicuro da un all-in di Renekton e essere sempre pronta a parlare. Non è una cosa che si fa da soli, quindi ci sta sempre che si impari a parlare diversamente anche in base all'interlocutore. È un po' più complicato di così. E tra l'altro che nella prima giornata in cui appunto ha gareggiato con il proprio team, assurdo che si chiami spettro autistico, già contro tra l'altro Aurora. Lui ha giocato due partite di Marble, Rambo, tranquillo. Tanto Ezreal non dovrebbe, in questa link phase non dovrebbe mai morirci. Mai. Perché ha purificazione a flash e non muore mai. Lane game molto tranquillo. Che devo dire, se io fossi in Nord America starei sudando freddo. Questo dovrebbe essere il game facile per voi, raga. Poi magari fra 10 minuti stompano. Però. Sono curiosa di vedere. Hai preso Clown Drake. No, dai, però, questi ingaggi così. Bello, bella combinazione di river, bravo. Oh, questo è quello che volevo. Magari un po' prima. È come dire un dislessico adeguati come leggono gli altri, già. Per un'Ela che si può staccare e lasciare Tom nel 9v1, ci sarà un Vista che dovrà avere attenzione per il proprio carry, che non può essere lasciato solo. River. Forest qua lo ammazza, River. Anche Tom, morto prima sarebbe morto a prescindere. Ecco il refresh dei double buffs. Ai ai ai. Qui Dasher 1v1? Nel River? Potrebbe farlo, ma non ci va. No, no, non c'è motivo per andare di all-in su Quid. Non ora. Ok, Tom è già alla static. Questo è molto buono per Kai'Sa. Kai'Sa mi sa che hai boots dalle cose. Sì, hai boots dalle rune. Perché non le ha prese e ha ramo secondario Inspiration. Ottima accortezza da parte di entrambe le squadre. Una partita molto calibrata. Stiamo vedendo che i Softbank Hawks stanno cercando di misurare. Possiamo riportare i piedi per terra? Le loro mosse. Stiamo parlando di vita di ogni giorno. 13 amen. Può non piacerti, però. 2-0 Softbank Hawks. È un inizio positivo. 13 secondi al prossimo spawn. Ai ai ai, dici c'è stato il minuto più first blood, vuol dire stati chiuso in frettissima per Tomo. Adesso si è già inclinata un po' la mappa. Ogni volta che almeno vanno subito per i Void Grabs, meno male. Il fatto che River e in generale 100 Thieves non abbiano preso tutti i Void Grabs è per me è troppo strano. Cioè, in questo game, con la rotazione di Kai'Sa e Leona, sarebbe stato proprio easy topside. Brand li pulisce. Guardate quanto velocemente li hanno puliti, Kai'Sa e Brand.
ci hanno messo neanche 10 secondi. L'ondata che hai davanti, perché ti dà risorse, stai portando avanti il gioco del tuo mazzo, farmando una wave pescando questa carta. Farlo in tempi più brevi. Sto parlando di The Good Doctor, no. Non stiamo parlando di The Good Doctor. Vuol dire che poi hai altro tempo da spendere per fare qualcosa nel tuo turno. Spesso è un affiancare il jungle per un obiettivo, farglielo fare più velocemente in modo che si possa sganciare, portarsi sulla mid lane e prendere una wave in più, andare sulla side lane e minacciare una torre. Insomma, questi tempi, questi turni che guadagni con Renekton hai messo maluccio, però è normale contro Aurora. Il problema è il fight dopo. Tutte le volte che c'è un 1v1, Aurora non ha le sue difficoltà, ma è comunque limitata, tra virgolette. Per andare all'indietro, le solo lane quando dovranno affrontare l'1v1 è la cosa che mi preoccupa più che altro, perché Yone in tua Aurora è proprio no problem. Dasher Akali in tuo Yone è tipo non c'è nel senso, non c'è il randomize. Non ricordavo che i top lane giocassero bot side. C'è Drake, hai duo laner, vedi la duo lane, cioè Ezreal, Poppy, Kai'Sa, Leona sono in mid lane. E quindi devi mettere uno dei due solo laner sulla bot lane. Drago disponibile, drago oceanico per questa seconda unità all'interno della partita. 1:50 allo spawn del messaggero della landa. Softbank Hawks già in posizione per conquistare questa unità in corsia in quadrante. Ho scelto di schivare Nea, 3 minuti alla fine di pick-up, li buttai dentro e perdo una prima best of 3. Già. Ben allocato. Già. E adesso Marble blinka oltre. Quella prima best of 3 è stata veramente grave, Quella prima best of 3 100 Thieves non dovevano assolutamente perderla. Più che altro i bro hanno avuto letteralmente i Liquid e i FlyQuest contro cui giocare, che giocano bene, e poi mi trollano la prima serie. Boh. Due carry che sono melee form hanno sempre bisogno un po' di pagare la tassa sugli HP dell'essere melee. Certo, non è una soul che disegna nessuno, ma ha particolare resa su campioni che buildano un po' più di resistenze. Non è montuosa. Percentualmente, o che comunque sono grossi accumulatori di Ezreal? Quella W di Ezreal a cosa serviva? Scusatemi, mi è sfuggito perché Ezreal ha tirato W. Non è un problema, eh. È proprio tipo, wait, what? But why? In generale, oddio, più che primo bot, proprio in assoluto a questo punto è... cosa degli 100 Thieves, perché anche un po'... ma ci aveva già tirato un'altra spell, XP. Il momento di intoccabilità di Aurora nel ranged contro melee matchup, proprio perché Yone... Per la Shin, ma aveva già tirato sia E che Q per la Shin. Lì, e non era out of cooldown. Aurora non può stare a metà. Cioè, l'unico motivo valido, però mi sembrava che fosse... avesse già utilizzato il sistema. Oh, bello Lin. Bravi. C'è Akali, però. Ci prova Dash? No, non ci prova Dash, è pazzo. Infatti deve taggare indietro e ultare indietro. Stava arrivando Renekton anche. Forest. Forest. Bello il flash qua per evitare lo stun di River. Bravo, bravo Forest. Dovrebbero aver disinnescato, a meno che Marble voglia rifarsi. Se ne vanno. Wonder Thieves è già più coordinato in questo. Bella. Proprio quello che mi aspettavo accadesse. Siamo arrivati ad un punto in cui Aurora non è solo ed unicamente un bullo. Ci sono cose che Aurora deve iniziare a rispettare di questa composizione degli Wonder Thieves. In primis, Yone e l'enorme portata del suo ingaggio. Sei forte quanto ranged in tu melee, fin tanto che il melee non rappresenta una minaccia a sua volta e può olinarti da grosse distanze. Lo può fare Renekton con tagliaffetta, che è una portata relativamente bassa. Già uno Yone che ha scissione spirituale, Q3 e Rashomon, beh, è tantissimo il terreno che può percorrere. E con lo sticking power ora della Botrek, che probabilmente potrebbe vedere anche uno spezzapassi in questa configurazione in cui si gioca contro 3 campioni molto squishy, mobili da raggiungere, potrebbe diventare lui il padrone delle side. Lo vorrei proprio vedere Plate. Il sabbioso Yone di cui parlava ieri Kerrang. Vediamo. Ma cosa? No, mi sono perso un attimo, scusate, c'era un messaggio sul cellulare di lavoro. Un po' tipo e Monica poi anche, quindi tipo... Eila qua che ha trovato l'ingaggio su vista è abbastanza grave, però Dasher non ha esecuzione perfetta. No, bruttina la ulti di Evi. Riescono a chiudere su Sniper almeno. River ha trollato hard qua. Ok, uccidere Wukong, ma... Boh, River qua ha hard trollato, si è esposto a caso. Qui da parte bruttino qua che non hanno intenzione di mollare l'osso.
non avendo speso non un singolo HP della barra di Ion e di Kai'Sa, faccio un po' fatica a leggere questo. Crazy Fajans, grazie per le 5 sub, bella. Degli SHG. Mi è piaciuta la marca. Grazie mille. Grazie mille. Crazy Biscotto Gifting a tier 1 sub Tumbare Bubu. E Twitch che ne regala una in più. Grazie, grazie. Insomma, mi aspettavo anche da qui un pochino più di consapevolezza su quale Crazy Biscotto Gifting a tier 1 sub Tumbare Bubu. E ci avviciniamo al sub goal in cui giocherò 10 partite da AD Carry in solo queue. Cazzo, i cazzo di incubi mi pare venire. Twitch Gifti da tier 1 sub tu fazio trattino basso Sats. Madre si sbanno Poppy alla prossima. Non penso che sia Poppy il problema. Non penso che sia Poppy. Cioè qua non sto vedendo Poppy come problema dei 100 Thieves. Io sto vedendo i 100 Thieves che giocano Brand, che è un pick morto e sepolto a confronto al passato, che posso capire in 2 Wukong, ma comunque è molto limitato. Sub tu Pelupino. Perché proveniva da sinistra, mi è molto chiaro. Google Maps. Ah, io non so chi in chat abbia scritto che il 30% delle persone rientra nello spettro autistico nel mondo, ma no, raga, no. Cioè, vi voglio bene, non è questo il momento di discuterne perché ora guardiamo il game, però non dite, gentilmente non dite queste cose. Sono gli unici detentori di una struttura conquistata. Bella Lavo, per l'amore che metti tutti i tre sul tutto il resto è pressoché in parità. Dove sono i gol? 100 gol di distanza, 1200. In cima alla chat dovresti vederlo, però te lo metto. Più che altro non posso metterlo qua in game perché cioè non c'è spazio semplicemente. Ci provo. Completamente impalpabile. Ecco, c'è un aspetto della mappa che è fortemente cambiato nonostante il gol sia pressoché pari. Vedi che il problema è dove lo metto questo. Sulle side. In realtà posso metterlo qua, immagino. È un grosso sblocco delle dinamiche di 1v1. Anche nel mondo dei cast esiste raccomandazioni. È un po' difficile, nel mio caso è molto difficile che sia, ci sia raccomandazione visto che ma ci siamo qua. L'ho fatto per 7 anni e letteralmente mi hanno chiamato persone che non mi conoscevano. Sta venendo spottato dal team avversario, ma non riescono ad avvicinarvisi anche. Tenta di ingaggiare vista andato vuoto. Lava dello Zenith, all-in su Aurora, pazzi scatenati. Bravo, bravissima Aurora, bravo Evi qua a sfuggire così. Forest però ci cade a sto giro. No, Quid. Madonna. Sniper nel frattempo. Madonna. Si tanca tutto quanto. In salute gli 100 Thieves. Sono pronti ad una seconda ondata, ad un secondo crash perché c'è il drago disponibile. Anche se non ho in realtà come vuoi raccomandare te qualcuno? Sì. Mi ricordo quando mi chiamarono per PG che chiesero chi è che vorresti come co-caster. E io ero suggerì Roberto. Tecnicamente quindi qualcuno potrebbe dirlo, però non è vero, cioè è un discorso stupido. Roberto è bravo. 5 in arrivo. Quindi credo non farà tempo Wukong a prendere parte a questo fight. Sarà tornato Eila, non sarà tornato. Lo lasciano. Forest. Sì, devono lasciare, non ce lo smai. Buona sigla solo per Gastu. Tanto amore. Conquistato dai tanto amore. Gli 100 Thieves in cambio di una torre degli SHG. River trovato da solo è un'opportunità questa. River qua ci muore. Quel flash! Salva giusto in tempo. Quel flash! Madonna, River al pelo. Bellissimo bait di River. Porca gli ho salvato la vita al River dicendo ora ci muore. Invita Dasher al gap closer, lo manda vuoto. Lo serve poi su un piatto d'argento a Quid che fa purtroppo il quarto assist su Yon. Vorresti vedere un pochino. Raccomandazione è una parola neutra. Diciamo che in Italia non lo è perché storicamente ci sono tanti casi in cui la raccomandazione non è stata neutra. La fanno schiantare sulla torre. C'è anche sniper a coprire. Potrebbe essere un 2v2 se Yon recolla oppure un 3v2 se decide di rimanere. Continua a voler recollare. Sniper? Forse un po' troppo. Ah, ok, c'è il TP in, ecco per quale motivo. Mica Evi ha di nuovo la ulti, porca troia. Eila è vivo? No. Non è vero, morto per certezza da parte di Forest. Ma arriva di nuovo un terzo elemento, arriva Tomo. Vediamo se riescono a prendere torre. Torre, torre, vanno torre. No, c'è il TP in. La partita Aurora. Non ha la ulti? Sniper basso di salute? Cerca la Q? Bellissimo. Ora vanno su Tomo? Ci provano almeno. Cerco, arriva la ulti Ezreal. Bravo Ion, che appena vede la E di Poppy subito torna indietro. Bravo Quid. Madonna. Per niente è piaciuta questa giocata. Bella bagnatina. Sapevo che sei uno, ma sei. Non sono il miglior commentatore. Assolutamente no.
dai Lapo. Assolutamente sappiamo no. Tutti che sei umile, ma sei io rimango fedelissimo di tutti i minori. Rimango fedelissimo a Mumboy come assoluto Chad. Quando è al 100% Mumboy è insane. Se ne sono curati, ma hanno reagito veramente molto tardi. È veramente troppo. C'è un gap troppo alto. Non avresti avuto risorse per scollarti dal teleport che poi è arrivato da parte. Cos'è quel timer accanto al banner rosso? Vedete com'è difficile inserirlo? Cioè, devo farlo talmente piccolo che manco si legge. In pratica, è completamente padrone dei duelli sulla linea lunga. Quel brand pick contro quella comp. Il brand pick è perché Wukong in giungla è molto fragile contro i danni magici e in generale i giapponesi con questa comp soffrono i danni magici. Gli serviva anche ibridizzare il danno un pochino, non era necessario brand secondo me perché comunque hanno Kai'Sai e Yone, però... Riescono ancora a difendere gli SHG, le loro strutture e le proteggono con le unghie e con i denti. Se prima erano ad un leggero vantaggio gli 100 Thieves, adesso sono in parità 2-2 e questa potrebbe essere... Vuoi mettere al posto di... No, non posso coprire gli sponsor di Riot. Non posso assolutamente coprire gli sponsor di Riot. Torri a 2. Per quanto sia leggera Gold Lead, 100 Thieves controllano più mappa Fukuoka Soft Bank Hawks Gaming. Non lo farò mai più di dire il nome intero. No, bravo Wally. Io ho cominciato a chiamarli giapponesi apposta. Wally, oggi Wally è on point. Mi piace un sacco oggi. No, ma mai dire Fukuoka SoftBank Hawks Gaming per esteso, perché ti esplode il cervello a dirla a metà. Soprattutto delle side lane mid. Tomo è stato molto più tempo inside nella speranza di pizzicare Zria, nella speranza di poter fare un collapse su un avversario assieme al jungler, assieme ai... Bella, Ras della gittata. Kai'Sa quando è a 3 item sarà pericolosa. Per ora siamo ancora alla fase in cui i giapponesi sono belli pericolosi. Ezreal è in spike perché ha 2 item, Wukong è in spike perché ha 2 item, Akali pure. Ti serve avere 3 item su Yone, ti serve avere 3 item su Kai'Sa. Tu hai pranzato? Prima di andare in streaming ho mangiato. Andare in base dash. Magari non uccidono, ma era sbannato Skarner, sì. Poi accesso alla torre mentre il resto della sua squadra è impegnato. Ma sapete quando Andretti doveva vincere Easy? Già. Dovevano vincere Easy l'altro ieri. Nell'ombra della giungla Dasher si nasconde nel cespuglio con l'ondata in arrivo. Di fatto stiamo vedendo, non hanno informazioni. Con la nebbia di guerra c'è veramente poco che riescono i Soben Ox a esplorare del team avversario. E di nuovo, 100 Thieves molto... Forest! E prende Smite e se ne va! Riuscire anche a stanare... Non si chiamava LJL, sì, ma in questo anno LJL è diventata parte del circuito pacifico. Da ogni incursione, perché tra 20 secondi c'è il prossimo drago e potrebbe essere Soul Point per loro. Sono già passati 2 giorni, bene sì, Lord Azuren. Ma tirare un basic? No, lo stava tirando Great Lobster, lo Smite è più veloce del basic. Molto importante contro... Tomo dovrebbe essere già a soglie di evoluzione W, no? Non ho visto se è andato alla stack di plasma a 3 o a 2 quando ha colpito la W. Però mi sa di no, che non ce l'ha ancora evoluta. Due oggetti anche per Renekton su Black Cleaver spezzapassi. Particolarmente forte questa Black Cleaver contro Wukong che va a staccare armatura anche passivamente. Niente. Sì, è evoluta. Dai, gli oggetti dovrebbe essere evoluta, però... Per quanto sia stata un po' goffa questa contesa, o meglio questo... Questa chi lo vince sto mondiale per te? Sono d'accordo che... Secondo me i Gen.G. Avessero, la Cina, secondo me, per quanto siano forti BLG, lo vincono i Gen.G. Al massimo gli Hanwha Life. Attenderanno la contesa sul vero e proprio drago dell'anima. In arrivo per... Domani giocano quelli ai loser bracket, i vincitori. Giocano quelli che ieri hanno vinto insieme a quelli che vincono oggi. Non abbia avuto una brutta partita. Giocano quelli che ieri hanno perso, scusate. Contro quelli che oggi vincono. Con i veri 100 Thieves contro i PSG domani. Secondo me i PSG vincono. Cioè, se passano i 100 Thieves vincono i PSG. Partitaccia si profila per Dasher. I T1 giocano questi mondiali. Sì, sono già alla fase successiva che si chiama Svizzera. Inizia il 3 di ottobre. Rodinoce. Su cui hai tempo di tippare, arrivare addosso a River, cancellarlo. Si spera prima che ulti. T1 0 chance. È bassine. Però ci sono. Da parte di entrambe le squadre. Con un equilibrio. Veramente.
Ma perché secondo me c'è l'aria di... Stavo parlando del fatto che si è equilibrato il game. Considerate che i giapponesi hanno bisogno di due oggetti prima di cominciare a giocare a League of Legends per davvero. Quindi è normale che per loro siano un pochino più passivi. I 100 Thieves no. I 100 Thieves dovrebbero giocare molto più su Renekton Brand e non l'hanno fatto. Cioè, per me dovrebbero essere molto più in avanti i 100 Thieves di quello che sono attualmente. 1500 gold contro il Giappone è grave. E uno dice, vabbè, l'Apo, ma scalano bene, non è un problema. Assolutamente, però... vuole entrare sotto torre, picchiare a Kali, venire via, costringerla a recall, prendere torre. Secondo me sta giocando un po' troppo cauto qui. Col TP l'avrei voluto vedere ancora in bot a tippare sul tardi per joinare il Baron Fight. Mentre potenzialmente il Baron Fight non avviene affatto e si accontenta di vincere 1v1 con Akali. Questa secondo me era una win-win situation in cui poteva incastrarsi Quid e invece si è fatto vedere mid. Da respiro da Akali, che può fare eventualmente TP reattivo sulla mid o non tippare affatto. Prendersi del tempo per pushare lei verso la T2 bot. Renekton 13 minuti scade, ma rimane una frontline valida. È comunque, cioè, Renekton non dovete più pensarlo come quel campione che scala male. Scala ok. È semplicemente un buon team fighter. Hai zonato totalmente Forest. L'idea di questo ingaggio dei 100 Thieves era soltanto per chunkare, cioè togliere una grossa quantità di vita al jungler, così che non poteva presentarsi in tempo. E qua infatti i giapponesi devono cercare di togliere Brand, ma c'è lo smite fatto. Oh, bravo Marble con quel flash. E bravo Heavy con la Stasi. Sta cercando di andare a chiudere su Quid, flash a fuori dalla ulti di Aurora. Sniper che cerca l'all-in, su Heavy lo trova. Arrasta da parte di Marble, c'è il knock-up doppio da parte di Wukong. Immobilizzato, ucciso. Arriva il TP alle spalle. C'è Yone di nuovo. C'è il Kadasher. C'è lo Strikebreaker. Ehi, la sopravvive per il rotto della cuffia. Tomo trova un'altra kill. Scatta su Darkshare. Oh, River col flash di nuovo si salva. Bellissimo. Giocata veramente. Qua l'hanno giocata veramente bene i 100 Thieves. Davvero bravi. Produrre qualcosa di più che quel ciclone che aveva. L'idea era anche buona da parte di Forest col ciclone, però doveva partire prima della ulti di Heavy, secondo me. Peccato, davvero davvero un peccato. Nonostante il Rashomon sia stato mandato completamente a vuoto, mi è piaciuta molto la ulti di Heavy. Allora, è andata a vuoto il Rashomon di Yone perché c'è stata la Stasi e il flash di Marble, quindi... Né a Marble neanche erano cappato, quindi... Semplicemente lo stato di forma di Renekton Yone che fa la fortuna di questo fight. In qualsiasi altra circostanza questo fight poteva essere vinto dagli SKG per come l'hanno giocata bene, non con questo portafoglio. Questo mi piace molto di Sniper, il giro di... gli ultimi HP che sta di più che portafoglio, secondo me il problema più grosso è stato il fatto che hanno provato l'inseguimento sapendo che Yone era sopravvissuto e c'era il teletrasporto in entrata possibile. Oltre al fatto che Aurora, Wukong non sono andati sinergici. Contributo in fronte ai suoi compagni. Nessuno dei due muore, c'è sempre up tempo sul DPS dei propri backliner. Grandissimo lavoro del trio melee, del trio frontline degli 100 Thieves. Ci riprovano gli 100 Thieves in corsia inferiore. Quella T2 che non hanno ancora. Oh, Quid poi viene chiuso da Heavy. Ed è ultare difensivamente, bravo. Bro, ma perché sei rientrato così? Ma perché? Madonna, Heavy c'è quasi morto. Madonna, Heavy c'è quasi. Però è morto Yone. Se Dasher sopravvive, non è male. Forest ha il clone. Dovrebbe salvare. No, no, è rallentato da Riley. E frattempo, Sniper. Sniper in base, Bing Chilling. Bro, questa è la mia base. Me la prendo gustoso. Slurp, slurp. Renekton ha sempre quella. Ha tutte le animazioni con la linguetta di fuori. Mi piacciono le torri. Gustose torri. È anima della montagna. Mo sono veramente cazzi. Ora è proprio. Già i 9000 gold sarebbero sufficienti. Mo è proprio. A meno che i 100 Thieves non trollino 3 fight, non possono perdere. Devono trollare 3 fight post 30 minuti. Non possono perdere da qua. Da narratore onnisciente molto... Secondo voi che sapore ha una torre di League of Legends? Difensivamente, poi però... Secondo me sa tipo di quel marmo, non quello liscio, ma quello proprio un po' ruvidino, un po' polveroso. Lui se qui scappa e va via, fa una grande... Ne sono abbastanza convinto. 4 click verso la posizione di Heavy, leggermente in basso a destra sul suo schermo, gli sono fatali. E sono fatali anche ai suoi compagni, perché qui potevano semplicemente scappare... Lo stesso sapore di Galio. No, Galio è fatto di petricite. Team blu per andare a che tecnicamente è molto, è un mix di malta e questo legno che viene triturato e mescolato. Negativa.
con la Malta. Io non vedo l'ora, Walcott in questi mondiali, di vedere un backdoor. Tra l'altro non l'ha mai detto qualcosa riguardo, no, non mi ricordo. Mi fa impazzire, succederà esattamente bellissimo. In una semifinale, stando agli ultimi mondiali. Come i galletti di riso, minchia. Quindi di niente. Mandato. Con magari draghi rubati, con... Ah, yes. Kaisa Zonia. Mm. Oh, bella ulti di Evi. Domandiamo invece... Il problema è che è già morto da per mano di Tomo. Madonna. Tappato malissimo anche Forest. Ciao. Quid qua torna indietro. Oddio mio, i danni su Mar. Madonna. Sniper attaccato. Non ci vanno. Non vanno oltre, non vanno oltre. Lasciano perdere. Marmo con retrocusso di muschietto. Mi piace. È possibile. Che cosa fosse teletrasporto in Dione, vincolo. Meno male 100 Thieves, madonna, mi stavo preoccupando. 100 Thieves convincenti, 11.300 gold di vantaggio. Matsun. Vincono la prima partita e vanno a match point. Sai se Scout giocherà o viene sostituito da Yagao? Ottima domanda. Degli ultimi giorni. Fun fact, la lingua ha talmente tanti sensori di tatto che puoi immaginare di leccare qualsiasi cosa e immaginare la sensazione sulla lingua, lo so. È molto divertente questa cosa. Di solito in game molto molto divertente. Ci sono molti meno tempi di inattività, si scelgono molto funny più brutte pur di scegliere di star facendo qualcosa. Poi invece tanti tempi di inattività e nel ventaglio di decisioni poche intraprese da 100 Thieves, trovo veramente pochi errori macroscopici. Forse nessuno. Oddio, nessuno è una parola forte. In review probabilmente ne troverai un po'. Nessuno che mi sia saltato all'occhio e che mi abbia fatto gridare. Sì, alla fine Scout giocherà, quindi Yagao non gioca. Yone è stato veramente, secondo me, uno dei player. Non i 100 Thieves hanno vinto, raga. Sempre no. Fatto... Allora, vi lascio il commento sotto. Vado un attimo cosa, in bagno. Ma la sua sto bevendo troppa acqua. Arrivo. Dagli SHG che hanno avuto pochissimo da fare, soprattutto sulle side. Quindi scoreboard non particolarmente bella, non abbiamo visto concludere, secondo me avrebbe potuto fare molto di più, ripeto, ci sono state molte istanze in cui avrebbe potuto premere gestione spirituale, andare sotto torre, ciancare Akali per una seconda, terza, quarta volta, e non soltanto una, mandarla in base e fare le torri mentre il team giocava inattivamente la mappa. E però non l'ha fatto, non l'ha fatto, ci si è dovuti far bastare un quid minaccioso ma inconcludente, mettiamola così. Esattamente, dall'altro lato SHG che cercano continuamente delle opportunità per quanto riguarda invece la giungla con Wukong che ha provato a far funzionare quella sinergia e anche qui lo scudo di Yone che gli ha permesso appunto grazie a appunto il suo item di rimanere up, di rimanere attivo, di rimanere sul pezzo, veramente un campione che mi domando perché non abbiano bannato con questa composizione. Sì, hanno trovato la soluzione corretta nel ban di Sejuani che sarebbe stata devastante in quella jungle. Brand ha avuto un game comunque molto pacifico, molto tranquillo, proprio perché non era in una condizione di perdita di prio globale. Prio poteva arrivare sempre da uno dei matchup di solo lane a seconda di dove collocavi Yone. E dalla bot, quindi avresti avuto comunque Brand abbastanza sereno nel suo pathing e avresti anche forse avuto qualche occasione in più di quelle che abbiamo visto per andare a giocare in verticale, soprattutto sul quadrante bot side, visto come stava giocandosi la Kai'Sa una volta preso il first blood. Per quello che ho visto, appunto, uno dei game one più puliti, più tranquilli di queste prime uscite per il play-in. Sono abbastanza sicuro che si sia visto poco però della prowess di questi SHG. Hanno giocatori molto forti, molto esperti. La botlane in particolare mi aspettavo potesse trovare qualche cosa di più. Non necessariamente nella forma del 2v2, che era abbastanza perdente in partenza, ma attraverso i roaming di vista che sono un po' mancati. Mi sembrava una soluzione quella di Poppy Support molto importante a fare proximity con la giungla e piegare la mappa al volere del proprio Wukong. Così non è stato. Un po' troppa passività. E quindi, oltre ad essere perdente Zira nell'1v1, è stata anche poco incisiva Poppy nella presenza in mappa. Immortal Shield Bow Difference. Quella si sente. Scherzi a parte. Yone Difference. Yone Difference. Scherzi a parte, esatto. Io mi aspetto che arrivi un ban. Arrivino dei ban diversi, soprattutto perché per no? Quanto riguarda anche la mid lane. Perché? Siamo in un meta in cui Azir non è praticabile. L'hanno un po' buttato giù. È terribile. Terribile, ok. Sì, sì. Io sono stato un po'. Finalmente abbandonato Azir.
Si gioca Orianna, si gioca Syndra, si gioca Ione, si giocano tante altre opzioni che permettono di variare il meta. Una di queste appunto è Akali, ma si può ancora spaziare. Se gli SHG secondo me vogliono rimettersi in pista, possono farlo sicuramente iniziando a togliere delle opzioni da quella mid lane. Sì, sono anche abbastanza contro alle Akali prese. Adesso non è che perché Maple ha ribaltato una serie e si è caricato il team sulle spalle. Non posso parlare con i cazzo, non mi sentono mica. Akali è un pick che trova una sua dimensione, un suo senso, pur dovendo scontare sempre una fase di corsia non facile, perché ha pochissimi punti vita e quindi nel meta di mid lane qualcosa che la può provocare di solito c'è. Io penso sia il team favorito dal meta mondiale. Un Renekton flexato, un team favorito dal meta mondiale. Qualsiasi pick che la marchi stretta anche post livello 6 è un pick che cade un po' nel buio. Gen.G T1 molto più razionalmente piccata, BLG più informazioni, conto più G2 molto contenti. Syndra, G2 molto contenti. Ogni regione ha il suo team che è contento. La miglior fase di corsia e di rifarti poi. L'unico che non ruota di caster è Charlie. No, Charlie ieri non c'era, se non sbaglio. Presa un po' così perché ti piace Akali, sta dimostrando di poter essere un punto di riferimento in realtà più per il team avversario che ti countera e parte con una lane buona. Come la Polon 6 studio a Berlino? Ebbene no. Sono gli stessi, non ci sono variazioni. Gli SHG vogliono rimanere blue side e provare a mettere le regole del gioco. La draft era buona fino alla calma. B1 l'hanno speso bene su Aurora, secondo me. Vediamo, vediamo se riescono a risollevarsi, perché il secondo match potrebbe essere quello definitivo. 100 Thieves a match. Non posso fare come Gister che esagera, la volontà devono essere professionali. Beh, oddio, io vi ricordo che una volta facevamo le gag, i memini, io e Roberto. Diciamo che nel tempo è arrivata la pressione neanche da Riot, ma da PG stessa di fare castare in un certo modo, che era più consono e professionale. Ho appena aperto un forziere, è uscito Yasuo. E vabbè, non si può vincere sempre. Perché si mette piede adesso su Shyvana? Velocizza il clear perché ti accelera la movement speed quando lo utilizzi per caricare i campi. Come sono andati tutti i game? I Pain hanno giocato molto bene contro il Vietnam. 100 Thieves partiti molto lenti contro i giapponesi, ma poi hanno vinto bene con un teamfight di successo. Ma voi avete il vostro successo anche per le gag divertenti. Non devi dirla a me. Non devi dirla a me. Io mi ricordo che una volta potevamo fare, sapete, le nostre scenette iniziali all'apertura, che io e Roberto ci pensavamo sul momento e le facevamo ogni volta. E poi ci è arrivata la richiesta di farle accettare dall'alto, nel senso di dovevamo fare il processo di chiedere che potessimo fare la scenetta. Dovevamo spiegare la scenetta, doveva essere approvata, poi doveva essere aggiornato il team social, così che erano pronti a postarlo. Che quando ho sentito quel discorso ero tipo cioè dovremmo aspettare una settimana per una gag, quindi. Sì, sì, molto easy e naturale, esatto. Non c'era più quella spontaneità, già. E non è colpa di Caster, cioè noi Caster vorremmo anche poter fare di più. Però, raga. Così. Quando i play-in nel mondiale, oppure stanno facendo Giappone. Dai! Mondiale, oppure stanno facendo Giappone. Dai, Zephon, vai bravo! No! Che stanno per lanciare un'altra non stanno per fare un'altra nuke. Ma devi uscire prima così non le postavano quelli dei social. Il canale sarebbe stato bannato, però sì. È una soluzione molto creativa al problema. Nessuno steal di Baron ad ora.
Comunque sì, quello è stato uno dei momenti che purtroppo ha avuto i suoi limiti. Ha creato dei limiti. Non possono fare Nukes e banano Ziggs. Old. L'abbiamo detto anche prima, infatti i giapponesi hanno banato Ziggs. Sì, stanno per togliere l'emote quella di Bible Thump. Non ho mai capito perché non abbiano voluto rinnovare la licenza. C'è qualche team nei Blink che si è già qualificato o no? Sì, ci sono due team già qualificati. Chat, quali sono i due team che si sono già qualificati? Vediamo se lo sapete. Vediamo se avete seguito con attenzione questo mondiale. Mad Lions, bravi. E i GAM Esports. Eccoci, bravissimi. Bravissimi, bravissimi. Secondo, forse ultimo game della bravissimi, bravissimi. Della fortissimi, bellissimi. SHG, SoftBank, Hawks Gaming e i 100 Thieves. Io sono Charlie A, con me Wallcat. Scopriamo cosa succede. Cosa succede? E SKT come sta andando? Il mondiale per loro non è ancora iniziato. Trovare la quadra per scalfire Nord America. Secondo me succede che Casting ora di nuovo in studio. Sì, per i mondiali è in studio. O il campionato o il gruppo di sparring APAC si è un po' fossilizzato su questa Akali, che per quanto abbia avuto il suo momento, come li vedi, T1 molto stanchi. Maple, molto stanchi. In una situazione di meta molto comoda. Non c'è un default tu Orianna Syndra su cui può arrivare Akali addirittura così in blind tranquillamente, aspettandosi che poi arrivi il mago mid. È un meta in cui abbiamo già visto Renekton, in cui si vede tanto Yon, in cui non c'è motivo di escludere che possano arrivare anche altri Bruiser da corsia centrale, addirittura dei tank, come un ritorno a Xante e tipologie di campioni simili. Per cui io Alvaro il King, buongiorno. Non mi ossessionerei con questa Akali, che è veramente molto più situazione. T1 si devono inventare un miracolo. Non è detto, il meta li favorisce e molto. Giocherei maggiore efficienza, giocherei pick che hanno meno box da cercare per essere utili, che soffrono. Quest'anno Fake si ritira, lo dice da un po' ormai. Non so se si ritirerà davvero quest'anno. Un buon esempio di quello che sta venendo impiegato certamente Ione, che non è un campione ok, ma io amo fare provocazioni, non vedo perché non provare in alcune circostanze a proporre campioni come Seth, come Xante appunto, come Udyr, non lo so, qualsiasi cosa sia un buon absorber della fase di corsia contro mago e che non debba per forza fare da punching ball prima di diventare utile. Meta di mid lane molto ampio, meta in generale molto ampio. Come mai quest'anno in genere le reaction alla canzone di Wolf sono così poche, perché si è dato la foto che video sia un po' più meno rispetto agli altri anni. Io non ero neanche in live quando uscì la canzone. E le reaction penso semplicemente che boh, dipende. Io non ero neanche live quando è uscita la canzone e l'avevo già, nei momenti in cui sono arrivato l'ho già vista. Non essere l'unica opzione, visto che ci sono ancora tanti maghi che sono stati riabilitati, visto tra l'altro il periodo che abbiamo passato. Coreani sono sì, i coreani sono tiltatissimi della canzone di Worlds. Ma non c'erano abbastanza scene con noi da parte dei mid laner un po' più puri, diciamo, no? Quelli boh, perché ci sono anche i cantanti. Quello mi ha lasciato molto stranito. Però, sono opinioni, gusti, definiteli come volete. La sua forma assassin era molto minacciosa. Però mi sembra molto eccessivo il tilt. Bandi Ziggs contro gli americani, comprensibile. Bandi Ione, bravi, rispettate Ione, cazzo, che è un blind pick di Cristo. Bravi, i giapponesi hanno capito. Aurora gliela lasciano open, abbiamo visto quanto sia stata utile. La banna Heavy! La banna di Giappone, Aurora, oh mamma. Sniper sa gestirla. Vorrei meno Akali, vorrei... Vedi, era proprio tutto, non sono assolutamente d'accordo, Matteo. Alla mid lane, nel senso che vorrei vedere i pick per la mid lane anche arrivare un pochino più tardi, a meno che non stai andando per dei defensori. Bandi Skarner, giusto. Blind pick Sejuani? Vuoi giocare a di carry mid? Yone l'hai tolto. What the fuck? O giochi Renekton top e boh, puoi giocare un sacco di robe mid in verità. Sejuani di solito richiede almeno una di carry oppure... un cambio di corpo a corpo. Madonna, Sniper che mette l'over su Mordekaiser. Trovare una direzione. Piccare Renekton, glielo toglie. Giustamente, cioè, blindare Sejuani è tipo, ok, piccate Renekton, grazie. Skarner è super forte. È per questo che lo bannano. Qui è davvero molto, molto forte.
Abbiamo visto un sacco di se piccassero Poppy 100 Thieves adesso sarebbe veramente problematico per per i giapponesi. Mi devo rifiutare di dire Fukuoka SoftBank Hawks Gaming. Asha anche disponibile. C'è un bot di roba disponibile, madonna. Vi prego, Giappone, Jin Poppy, vi scongiuro. Anche Varus andrebbe bene contro Asher, Necton. Vi prego, vi scongiuro. Oh, Jin, o Varus. Oh, grazie. Ah, vanno subito per la mid lane e vanno di Syndra. Ok, Blind Syndra non è così bad in questo meta. Diciamo che mi avrei aspettato a selezionarla. Varus non cagato fino ad ora, sì. Tra l'altro porta in alta priorità Ash. Giocato molto bene quel Renekton. Ecco, sì, più che altro è melee top e non sai cosa mettere contro Renekton. Orianna è proprio safest pick contro Syndra. Nessuno blinda il support. A meno che non vuoi andare rel subito, ma non è necessario perché di solito concedi i pick, vuoi prendere qualcosa dalla tua prima del supporto. Non sempre, a volte picchi supporto presto. Bandi Jax che creerebbe problemi a Renekton, bravi 100 Thieves. Probabilmente adesso tolgono Poppy. Poppy rel per togliere problemi a Jin e Syndra. Come tolgono jungler. Già, perché River ha problemi a piccare roba strana. Ma no, non mi piace l'idea. Bandare Jarvan lo capisco, perché è lo stesso problema di Poppy rel che ingaggia sulla backline. E su contro Sejuani funziona, ma c'è ancora Viego. Quindi è tipo, guys, ok che Viego è più gestibile, sia da Jin che Syndra, però ce l'hanno e poi vivere la corsia serenamente, non lasciandosi schiacciare. Che fine ha fatto Orna, ad esempio, anche io ti dirò, in alcuni Urgot. Vi sa giocare Urgot. Quello di Aless, si è parlato molto di Orna jungle, si è parlato molto di questa di Orna non solo forte come blind pick per la top, ma anche di possibile flessione per support troll e jungle. Quindi magari support o come farming champion accanto ad una Senna in bot, o come support puro, o come jungle. Poi chi sa LS, chi conosce LS sa che Nocturne è un mega fan, un super mega biasdone nei confronti di Orna, però è veramente molto assente. Sì, no, è una cosa che LS ha, ha questa convinzione di Orn jungle. Più che altro, cioè, dice che Orn non... questa è una cosa che dice LS, è un analyst che vive in Corea ed è molto famoso ed è molto intelligente. Cioè, Orn jungle ha una serie di problemi che se giochi nel modo di LS non li soffre, ma non tutti i team sanno giocare come LS vorrebbe. Rek'Sai top? No. No, in verità sì, per forza, perché Sejuani. Sejuani top. Sejuani top è stato molto forte, non so se lo vorrei. No, non puoi giocare Sejuani top. What the fuck? No, Alistar support, sì. Se devi blindare vai Alistar. Avrei preferito rel, però, pace. Alistar, Poppy e rel sono le cose che vai a selezionare. E piccano Braum, madonna. Blocchi la ulti di Syndra, blocchi la ulti di Jin, blocchi la ulti di Sejuani. Madonna, Braum è gigante qua. È Rek'Sai top, davvero? Devo dire che è particolare. Più possibile contro Pantheon Jungle lo flexa support con Death che giocava Ziggs, fortissimo. Ziggs sul lockdown della W di Pantheon poteva mettere tutte le abilità che voleva. Quindi sì, è un giocatore molto, molto duttile, molto particolare. Però non mi convince questa Rek'Sai. È particolare, è interessante, ma ok, Rek'Sai top, kinda sus. Evidentemente sufficientemente forte, è un pick che ho seguito molto, è un pick che ho visto tanto discusso in canali d'approfondimento sul super server cinese, sul server coreano. Ci sono usciti tantissimi giocatori di Rek'Sai top quest'anno, l'abbiamo visto anche in competitivo già quest'anno, quindi non è una novità. Mi sembrava un po' uno spreco portarlo contro Renekton, perché effettivamente Sejuani, anche Sejuani top, è molto forte contro Renekton. Pensavo che a quel punto fosse una flessione per dare un po' di dinamismo alla giungla e non avere un erbivoro come Sejuani, definizione erbivoro, quindi un campione che sta molto sui campi, al massimo counter ganka, per passare ad un carnivoro, quindi un campione da gank come Rek'Sai. Invece no, sulla top lane
nulla da segnalare, resta un pick molto forte, molto durevole, con un buon kill potential anche su Renekton. E che fa? I'm only here for the name memes. Azzardano gli SHG, come non giusto, giusto. Pagherà. Tiriamo in game, vediamo. In quel momento vediamo cosa si inventano queste bellissime persone. Scopriamolo. Siamo al secondo. Signori, ci siamo, ci siamo. Le bet, facciamo partire le bet perché siete ludopatici. Dove ci porterà? Ludopatici a voi, ci sono le bet aperte, ya. Yeah. River che parte subito su Forest. Alistar Jean non ti piace? No, 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 Alistar Jean è un'ottima sinergia. Non mi piace giocare Alistar in Tubromash. Consumato l'ingaggio, sei piantato a terra e muori 100%. Sì, è ingiocabile. Dacci la droga. Quale droga? Non esiste la droga. Parte di Enchanter, cioè della cura passiva a questo punto. Okay. Non offri grande wave clear a Jean che comunque lo... Allora, quando la facciamo ludopatici basta. Le bet sono già aperte, Crazy Fagiano. Se togli come ti manano che non senti i suoni del gioco, è brutto. E almeno io lo trovo molto brutto. Non so voi, però il gioco senza audio io lo trovo veramente, veramente brutto di bere. Sono un giocatore terrorizzato da Brom, per cui sicuramente sono un po' biased da quel punto di vista. Gioco molto Alistar, non ho nessuna voglia di essere vista questo game. Ecco, se c'è un giocatore nel quale vorrei calarmi, se avessi questo potere per un attimo di calarmi di questi giocatori, vista sarebbe l'ultimo della mia lista, probabilmente. Ok, quindi parte Forest su Red, Nocturne parte su Lamabecchi. Queste due draft molto diverse. Softband Hawks che stanno cercando di cambiare. È stata troppo darti feed pulito. No, è una regola nuova di quest'anno. Devo usare il feed italiano. Ma penso che anche sulle singole regioni devono usare il feed regionale, se c'è. Se non c'è feed regionale possono usare quello internazionale o quello pulito. Chi perde è eliminato. Invece io, ahimè, ho quel feed italiano. Niente feed pulito. Bella Crazy Fagios, grazie per la sub. Con la tier 1. Che vi ricordo, le tier 1 sono scontate. Sono gli ultimi giorni del sub-tember. Se fate le vostre sub dal computer risparmiate il 30%. E catafascia completamente la draft. Domani ci sono i sorteggi. Quelli in inglese non posso, no. Già. È veramente un pick. Mid lane è tipo una snooze fest pazzesca. Sì, ci mette davanti con lo scudo. Sono tutti skillshot. Magari i sorteggi in teoria li fanno subito dopo la giornata di domani, cioè proprio alla conclusione della giornata di domani fanno i sorteggi. Aggressione di Alistar rompe il pattern d'aggressione a melee range di Rex. Asu non viene utilizzato in competitivo. In realtà è stato utilizzato in competitivo di recente perché maxava la E e clearava spam. Però c'ha tutta una serie di problemi. Dasher qua rischi, perché qui di danno ne fa. Danni fisici, quella è una cura. Deve flashare. Infatti Quid sta per flashare in avanti, ma gliel'ha baitato. Qua un po' gridi da parte di Sejuani. Forest. Affligge Forest. Provare a contestarla è molto difficile. C'è stato un follow up ulteriore. Il Giappone come gli fa i danni in sto game? Li fa Syndra? Li fa Jin? Rek'Sai dipende da che tipo di build fa. Non so se va per la build da tank o se va per la build da fighter. Sono curioso di questo Rek'Sai, anche se penso che sia una trollata pazzesca. Dovrebbe ingolosire River. Non è un pick con cui vuoi perdere molto tempo staccandoti dai campi, specialmente perché Orianna senza ulti non ti offre un buon setup. Tu di per tu di tuo hai soltanto la E. Ma sono best 3 domani? Sì, sono best 3. Per il play-in ho deciso di andare di best 3. Hashtag River. Oh, carini fan. Saluta River dalla Corea del Sud. Una grande tifoseria che arriva fino in quel di Berlino. Corsia centrale, vanno Dasher è senza flash, è morto. Bravo! Con la tempistica della E. Bravo, bravo Dasher. Ha pazientato preciso per il flash di River. Disrupt lo scudo e poi disperdi il debole. Bel flash di Tomo. E qua ci muore. Qua ci muore Tomo. Eila. Non può saltare. È morto. Primo sangue. Ma bravi. Veramente bravi. Allora, più che altro Eila ha sbagliato a posizionarsi così. Doveva stare accanto a Dash e non c'è rimasto. Lo sbalza di disperdi il debole poco prima che entri in Fear. Molto bravo Dash. Sulla bot side appena show al jungler, insta ritorsione, vanno a pescarsi Eila in profondità su un matchup che 2v2 è sempre vinto da Ashbrom. Quindi buon modo di rimettere in carreggiata il duo Jin Alistar.
Sniper se la sta gestendo abbastanza. È tranquilla questa lane phase contro gli Xayah. Una volta era pericolosa, ma adesso no. Qui mi aspetto non sia così determinante, però un buon inizio per gli SKG. 1v1 corsia superiore, Heavy si può ancora allontanare. Dico livelli alti come se questo non fosse il play-in del mondiale, però no, infatti, con dico livelli tranquillo. Alti, sottintendo top seed. Comunque sono tornato a farmacia con 240 euro in meno. Madonna, raga. Su questa giocata in bot ci fa la partita. Ci Madonna. Small game, perde troppo attrito. Ah, la due lane hanno spostato la top side, bravi. Mancano 30 secondi ai Voidgrab e sono loro per primi a farlo. Bello questo. Mi piace un sacco questa scelta. Che hanno già fatto dei dare avere. Bravi, bravi. Bravi giapponesi. Se quello che dovevano dare, invece se lo possono ottenere. Lascia condividere, esatto, lascia condividere la lista di 3 minion. Insomma, fa la partita. Assolutamente sì. Vediamo adesso che il primo drago è già disponibile. Un drago Hextech, 6 secondi. Ed Xayah e Nova Bruiser non hanno danni giapponesi. Sta andando Sunfire. Oh god, non hanno danni giapponesi. Cioè, Jin fa danno, Syndra fa danno, ma. È difficile. Non c'è grossa prio in mid, anzi, cioè, per niente prio in mid. Cioè, il fatto che abbiano prio top e ancora. Non c'è prio mid, quello è il problema. Rom Nocturne Ash di fare un avvolgimento attorno alla posizione di Marble Vista. Assolutamente. Aia. Vanno via, lasciano due di tre due. Larve, così. Giapponesi. Il problema è che se i giapponesi ruotano prima per la duo lane e poi la duo lane push e basta senza andare ad aiutare ai Voidgrabs, è abbastanza inutile. Di aver sventato. La minaccia delle 6 larve, delle 5 larve in su. Vediamo. Campioni più usati vediamo bannati adesso. È molto difficile da prevedere perché c'è il grosso cambio meta con il nerf a piede lesto, nerf a varia di carry, che hanno cambiato l'equilibrio della mid lane, della bot lane. Infatti Jhin e Ashe mi sa che saranno i pick più giocati in bot lane, proprio in assoluto, o anche bannati, Penso che succederà a breve perché sono entrambi sul quadrante inferiore. Tanta pressione adesso in base a come si tapperanno l'ondata. Cosa che Renekton utilizzi un minimo, tanto cosa G non fa danno. Sì, diciamo che Sniper non può farlo però perché sennò rischiano anche un pochino i 100 Thieves di non avere abbastanza danno. Le voci non le ascoltare. No, ho proprio frainteso il tempo di inserimento sotto torre, non ho potuto fare niente. È un peccato perché contro il fatto che Ashe arrivi lì può essere anche notizia. Lasciare indietro di Expedi tanto. La prima è il tentativo di Olin di Orianna e poi anche il tentativo di gank di Nocturne l'ha un po' fregato Dasher. Vedo quando fa schifo Caitlyn in 14-19. Non ha una runa, è quello il problema. E la gente sta ancora itemizzando merda su Caitlyn. Direi. Diciamo che non la può più fare, ecco. Eccolo qua, infatti, Forest per primo sul drago assieme a Marble. Gli SHG cercano di mettere molto. Qualcuno ha detto Heavy che Rek'Sai top non è meta. Ma oddio, che non sia meta è un discorso un pochino più ampio che dovremmo aprire. Diciamo che è qualcosa che non si vedeva più. È molto strano vederlo. Non lo sto scusando, È tanto un. Non giudichiamo così alla cieca. È che cosa porta Rek'Sai? Porta controlli, porta visione in questo modo. Letteralmente ce lo fanno vedere, grazie. Porta un buon sustain, quindi può gestire Renekton in early game. Qua è. Sì, il problema è che Mo viene stordito. È morto. Malamente. Ci hanno rischiato, Madonna quanto ha tankato. Arriva il knock-up su due. L'onda d'urto. Nemmeno necessaria l'onda d'urto. Forest cade così. Erano in 3 contro 3, ma hanno molti più controlli 100 Thieves. C'è la ulti di Ashe, la ulti di Braum, il Fear di Nocturne. Senza il run, bella. Sonar. Patrick Giovi, grazie per la sub, per la tua tier 1. Sub, grazie mille, appreciatissimo. Non ho veramente capito questa giocata. Non ho veramente idea di cosa porta. Che gioia comunque vedere che non siete così malvagi. Perché ci mancano 24 sub e dovrò giocare 10 game da di carry in solo queue. Che è tipo il mio peggior fucking ruolo possibile. Vi amo che mi state per ora salvando da questo sub goal. Contro un team che ha Nocturne che può arrivare da qualsiasi momento. E tipo oh god, grazie. Ha expected value bassissimo e che ha un chi giocherai? Finché non ci si arriva non si spoilera. Non gioco Smolder, ve lo dico. È
veramente ad alto rischio. Ma Eto Gadget subade. Grazie per la sub. Ma capiamo in che direzione stiamo andando, perché subate minore di 3. Nei primi 10 minuti 3 uccisioni. Però psicologia inversa. No. Vi apprezzo perché siete buoni con me. Da abbattere. Ci sono ancora 4 minuti per poter usufruire delle placature. In corsia centrale, interventi ecco. Di Abby che a posto. Grazie Green Chaos. Gentilissimo. Con Twitch che ne dovrebbe aver aggiunte 2, se non sbaglio. Sì, Twitch ne ha aggiunte. Ne ha aggiunte ben 3 a questo giro. Aspetta, perché leggo Twitch? Sì, Twitch ne ha regalate 3 in più. Oh, cos'è sto roba? Non dovevano essere 2? Twitch gifted a tier 1 sub to the Ardus. Oh no! Cioè, ne mancano. Oh no, ne mancano 9. Oh no, ne mancano 9. No, solo dici che. No, dobbiamo arrivare a 809. Perché ogni sub goal è un numero primo. Sì, la Fearless Draft è dall'anno prossimo. 50 Cocuzzas. Green Chaos gifted da tier 1 sub to Sbiscotti. Vediamo. Grazie Yatokami. Grazie. Green Chaos gifted da tier 1. Da domani devo giocare 10 game di AD Carry. Oh, l'ingaggio! L'onda d'urto! Precisa! Bravissimi! Bravissimi qua i 100 Thieves. Oh, questo è quello che volevo vedere giocare prima. E Tomo ci rischia, però salta fuori. Easy peasy. Sotto la torre sniper si tanca 1, 2, 3 colpi di torre. Green Chaos gifted da tier 1 sub to the Lightning 266 questo giro. Eila, come è vivo Eila? Ecco, grazie. Arriva, è andato a farsi i grabs. Tipo tranquillo. Capisco. Capisco. Green Chaos gifted da tier 1 su B4. Yatokami e Green Chaos basso. Possono scegliere i primi due pick di io che gioco a di carry. Vi prego, non fatemi giocare Smolder, è morto come campione. Cioè, io lo odio, ma è morto come champion. Cioè, sarebbe un autoloss per il mio team. Ah, Yatokami chiede Xayah. Green Chaos gifted da tier 1. E Green Chaos deve scegliere l'altro. RM4 SK48. Forse un po' li sovrappongono Ashe e Brom, ma trovano benissimo la linea per andare a cercare Green Chaos gifted da tier 1. Guardare Smigol con Gold 64. Molto bello questo fight. Fagli giocare Ziggs, please. Ritorniamo adesso sulle corsie. Yatokami, grazie comunque ragazzi, grazie mille per il vostro supporto. A tier 1 sub to Akner 99. E Mr. Don Quixote che decide di fare la sub anche lui ora. È riuscita a rimanere ben più che in salute. Due uccisioni per lei. Yatokami trattino basso 00 gifted a tier 1 sub to Rick Molan 16. Norna di Kerry. Nella sua controparte Zigsbot da giocare. Crudeli ragazzi, crudeli. Yatokami trattino Seraphim bot, non siate cattivi. Cosa Seraphim bot? Lei no! Guarda sniper come sta facendo fatica adesso, È Green Chaos che deve scegliere. Yatokami ha scelto Xayah. Yatokami trattino basso 00 gifted a tier 1 sub 2S 1m0 N trattino basso 01. No, deve scegliere Green Chaos. Green Chaos scriverà il messaggio appena lo vedo. Sulla mappa anche con gli occhi. Sceglie lui. Yatokami ha scelto uno e Green Chaos sceglie l'altro. 00 gifted a tier 1 sub tu qualche trattino basso di trattino basso 1. Di Kerry. Dalla presa di visione di Brom e degli Oxshot Tomo. Scelgo Ash. Madonna. 00 gifted a tier 1 sub. Ok. Quindi Xayah e Ash devo giocare domani. Capisco. Comprendo. Comprendo molte cose. Comprendo molte cose. Ok, va bene. E più che altro devo giocarli anche domani. Questa cosa mi fa ridere. Basso 00 gifted a tier 1 sub tu lotto rotto. Dammi un secondo. Yatokami trattino basso 00 gifted a tier 1 sub tuo Tibum.
ma io sono sempre grande fan di ciò che è più facile da giocare. Lo dovete scegliere Samira, però quello sarebbe stato altrettanto crudele. Dasher su sniper, madonna. 00 Gifter a TR1. Ha un lude nei sorcerer, holy shit. 3.456.789. Penso che ora giocherai domani, gioco la mattina probabilmente. E Rock 122. Grazie mille per la tua sub. Bravo Fiora di Carry. Ehi, lei è già morto in questo fight. Bello deep river, però hanno preso Syndra. Vanno su Heavy. Cerca di fuggire. Forest rallentato. Il danno c'è. E Tomo ne raccoglie un'altra. Grosso. Grosso. Grosso questo. Io devo ancora caricare i game di ieri. Beh. Sì. Qua c'è Tomo anche flashando ci sarebbe morto. Sono un po' distratti 100 Thieves, Unità degli 100 Thieves. Peccato che non ci siano. Oh, l'ultimo attacco di Quid, si salva anche. Quanto era close questa Quid. Holy shit. Tomo, peccato per quell'overextension. Fosse Madonna. Ne avrebbero tutti giocato i suoi compagni. Avrebbero tirato giù velocemente il messaggero con i suoi DPS. Qua fa una cosa semplice quanto importante da tenere a mente. Tra i motivi per cui Ashe vince l'interazione con Jin. Anzi, ci mette in troppo. Per fortuna gli hit di Jin vanno a vuoto. Quindi anche se non l'ha interrotto per tempo può andare così. Forrest avrà stordito anche Sniper, però non è worth. Mentre Tomo riesce a trovare dei momenti per fare DPS, Marble tira... I One Thieves stanno sottovalutando, si vede. Secondo me non è neanche un sottovalutare. Cioè, guarda qua. Cioè, qua è proprio un Tomo non si aspettava Heavy. Cos'è, un po' una Sven, questa griddata sulla wave? Non è neanche una Sven. Secondo me doveva andare direttamente sotto torre. Non c'è andato e questo l'ha messo a rischio. Quindi. Comunque sì, soggiorna un po' a lungo sulla wave, se la cilla, dimenticandosi che sono comunque tutti lì vivi e si trova il comitato. Ciao Syndra! Questo è uno dei rari casi in cui forse Syndra dovrebbe fare Zonia secondo item. Bravo Forest per il flash. Sniper vuole andare oltre. Vuole superare il livello del Super Saiyan. L'ha fatto. Super Saiyan God. Oh, vista, stordito. Mamma mia. Ora, questo è quello che mi aspettavo di vedere per tutta la serie. Snowball pesante. Non si è neanche qualificato Ruler quest'anno, purtroppo. JDG quarti. Lo so perché io ero straconvinta di trovarlo ai Pick'em. Ma io sarei lanciato fuori. Più uccisioni, sì. Io pronta a Ruler. E faccio, perché non esce niente? Ah no, perché i non si è qualificato. Lacrime, amici dell'LPL, sappiamo che state piangendo con noi. A Showmaker sì, si presenterà sicuramente meglio, Magnus. Non fa il team. Sì, ha detto che non si sono qualificati i quarti, quel che sta a caso. Di ritorno... Ricordiamoci che dopo il Super Saiyan 3 c'è il God, c'è, ovvio. In realtà vanta ben 5 partecipazioni. Perché c'è qualcos'altro dopo il Super Saiyan 3? C'è il Super Saiyan 3, cosa dovrebbe esserci? Sta giocando una solidissima partita in Silent. C'è il Super Saiyan 3 dopo il God. Cioè prima del God. Difficile per poi fare bounce back. Dopo il Super Saiyan 3 c'è il God. Come contro Aurora. Non ho capito. Rispetto quello che mi aspettavo di vedere da Rek'Sai. Ah, è ironia su Dragon Ball GT. È ironia su Dragon Ball GT. Ok, a posto, ho capito. Bevi, stronzo, che ti hanno detto di bere. Ok, a posto. Mi era sfuggita la tona, il tono ironico. Molto alti. E poi con una build da tank, di fatto ti puoi vantare dei danni che fai su Renekton. Sì, sono anti Dragon Ball GT, comprensibile. Assolutamente no, Renekton. Oh, Renekton è fragile. Oh, bro! Che le para tutte! Renekton in avanti si riesce a prendere anche la kill. Bellissimi. Bravi, davvero davvero bravi. Vista ci muore qua. Forse no. Never mind, XD. Quid nel frattempo che picchia Heavy. No, ti prego, Rihanna, per favore, lasciami in libera. Il muro. Può andare in avanti Sniper, che si prende solamente 150 gold per assist, perché la kill se l'è presa qui. I Viking sono fuori e mi sa che anche i giapponesi sono fuori. Vorrei un recap dei danni di Marble questa partita prima che il game finisca, perché poi magari... Quale danno? ...riesce a trovare il modo di fare qualche danno. E non punto, ok! ...se tutte le sue responsabilità. Non trovassi un modo di tamponare questa statistica che... Marble qua ci morirà, mi sa. Tomo di danno di 1, 2, oppela. Aia... Tomo si tanca un colpo. Scialla. Mica, hanno preso anche la torre inibitore bot. Questo è quello che doveva succedere, game 1,
Questo è il motivo per cui sono incazzato con i 100 Thieves, perché Game 1 sono stati lentissimi. Lentissimi. Abby in arrivo con Rek'Sai, vogliono chiudere con vista Dasher Forest, in arrivo anche Ayla e Sniper. Oh oh. E tutto quanto un 5 contro 5. Oh oh. Qua sono rimasti un po' troppo a lungo. Ayla! C'è Abby che aveva il tag addosso di ulti. Tomo al flash, ok. A posto. Si girano su Sejuanal. Ciao Sejuanal. 4, 3, 2, 1, ed eccolo qua. Eccolo, stun. Si rigirano su Nocturne. No, vanno dritti su Sidra. Oh mio Dio, River, sei un pazzo. Ti amo. Ha terrorizzato Sidra. Ha lasciato perfetto così che visto non poteva raccoparla indietro. Dasher aveva il flash. River ha flashato e vista l'ha spinto dentro il muro invece che spingerlo lontano. C'è lo slow. Arriva la ulti Jhin. Renekton è fuori da colpo parato, c'è lo stun e 4. Qua non ti salvi. Nocturne con shutdown. Al teletrasporto di Quid. Io credo che gli sia rimasto qualcosa su. Peccato. Purtroppo non potrà fare oltre. Una pallottola di Jhin. Un bel buco, peccato, allora. Peccato. Qui si arriverà a Minchia, mi fa straridere. Però pallottola di Jhin. Che l'altro giorno c'era Monica che stava lavando una mia maglia in lana. E tipo ha trovato tutti dei buchi come se fosse stato crivellato. Cioè sembrava era piena di buchetti e non riusciamo a capire perché. Orianna memorizzata, costretta a pressi difensivo. Bella, bella risposta. Hanno bucato i gatti. No raga, non erano morsi, erano troppo tondi, precisi, era inquietante. Sembrava fossi stato in una sparatoria. Era stranissimo. Composizione soprattutto ad essere. Ma non ci sono tarmi in casa. Non ci sono le tarmi in casa, ho controllato ovunque. Non ci siamo. Troppo più padroni del gioco con questa comp. Gli 100 Thieves hanno un sacco di strumenti per ingaggiare. Hanno una combo devastante. L'ha messa in lavatrice, sì. Perché? Beh, sì, cioè, lana si può lavare. Onda d'urto perfetta! Mamma mia! Mamma mia! Non potrà sopravvivere River. Mamma mia! 5-1 Renekton. Scusate, 5-1 Nocturne, 3-1 Renekton, 5-1 Orianna, 5-1 Ashe. Questa è una composizione degli 100 Thieves che sta dando da mangiare a tutti e tutti. Qualcuno è andato alla spada di te con la tua maglia. E guardiamo come vanno verso il barone. Abby si mette Abby un po' deep forse? E infatti, Sniper deve... Abby deve correre da via da Sniper. Per allontanarsi. Qua vanno su Mar... giustamente, bel flash stun. Costretto al flash difensivo. Si salva da Sniper. Un ultimo paio di colpi. No, c'è la stun potenziato. E ora si rigira anche su Abby che scatta attraverso il muro col tunnel. Mamma che pelo che ha fatto. Orianna open è legale, no. No, è... mancanza completa di rispetto da parte dei giapponesi sul pick. Mamma. Pronto perché sa che lo sguardo di Marco. Sei sicuro di avere una maschera di legno verde scuro con un pezzo di metallo al centro? Mica magari. Magari fossi The Mask. Sarei. Secondo me sarei un grande The Mask. Veramente ci ho scherzato sul sniper a soggiornare gratis sulle sideline, ma quando è chiamato al fight lo gioca sempre bene. 100% dei fight giocati da sniper sono onda d'urto proprio. Molto bene, molto semplice, non sta inventando niente di che. Che bello The Mask arrivato da Jim Carrey. Jim Carrey è... Jim Carrey è troppo bravo. A me fa morire che Jim Carrey è tornato a fare i film di Sonic perché suo nipote diceva sarebbe divertente se lo facessi tu. Perché lui, il nipote di Jim Carrey, adora Sonic. E Jim Carrey ha detto, vabbè, lo faccio. E dice, ok, questo è l'ultimo che faccio al primo Sonic. Poi gli dicono, oh, vuoi fare il secondo? Veramente. Il nipote fa, dai, fallo. Ok, lo faccio. Poi dice, ok, questo era l'ultimo che facevo. E i produttori di Sonic, oh, vogliamo fare il 3. E non sei di fare una parte, devi farne due. Ti va? Ok. Che giga Chad. Soltanto per far contento il nipote. Già aperta. Adesso si va con una composizione 4-1 per andare a premere sulle due corsie. Che poi mi fa morire perché, tipo, i film di Sonic hanno un... Hanno delle persone a bordo che è tipo assurdo pensare. Ah sì, Idris Elba è Knuckles. Oh! Oh mio Dio, Dasher è esploso malamente! River, bello deep su vista. Doppia uccisione da parte di Orianna. Trova nel knock-up su Heavy. Arriva lo stordimento. Il secondo dai colpi stordenti di Brom. Grossi, grossi questi 100 Thieves. Minchia, il burst di Orianna ha detonato quella povera Syndra. Hai visto? Passi fistran per Marco.
cercano di prenderne due. Giustamente li separano. Rallentato. Qualcuno ammazzi vista. Lo ammazza Quid. Evi che corre via col tunnel. Avevi ragione tu, Walker. GGVP. Giganti. Bravi 100 Thieves. Così dovevate giocare prima. Questo è quello che mi aspettavo da Nord America contro il Giappone. Addirittura gli 100 Thieves stanno cercando di prendere l'altro inibitor in vogliono rivere ancora vivo in tutto questo. No, Rek'Sai, no! Sta arrivando. Il Quid arriva sul fianco. Onda d'urto? Nemmeno gli serve. QW e ha ammazzato Sejuani. Poi Syndra e Mo Vista. Questo è Windows Vista. Nessuno lo voleva installare. Marble, che è ancora lì, prova a fare cose. Manda a chiudere. Bella. L'onda d'urto flashando per spostare e evitare il knock-up di Alistar. Bravi, bravi. Questo secondo game di 100 Thieves era molto più bello del primo. Bravi. Solido. Bravi. Una sbavatura fondamentalmente la sera. Primo fight questa partita, però a parte quello ci siamo. Renekton Duty. Stessa fine di 100 anni fa circa. Salutiamo i Ukuo 79. Addio Giappone. Grazie per i vostri meme. Ad un pronto rebranding, per favore. Peccato, peccato. Dispiacere per paio di giocatori che conosciamo, che hanno trascorsi in NCK, che hanno trascorsi illustri. Tuttavia, questi 100 Thieves, questi, Dage.